Allora, buongiorno a tutte e a tutti, vi invito ad accomodarvi e stiamo per iniziare il nuovo talk sulla vera pelle ecologica. Io sono Maria Vittoria Galeazzi, giornalista del magazine La Conceria e sono qui accanto a me i relatori Sabrina Frontini, direttore di ICEC, e Aldo Cavezzali, responsabile certificazione ambientale ICEC. Allora, parliamo di vera pelle ecologica e vero cuoio ecologico. E questa definizione di vera, questo aggettivo, apre un mondo perché appunto il tema non è niente di scontato, ma c'è appunto bisogno sempre di un chiarimento e bisogno anche di una certificazione, come ci dimostra ICEC. Per molti anni si è parlato erroneamente di ecopelle per parlare e definire materiali alternativi alla pelle. E invece siamo appunto qui oggi, grazie a ICEC, per definire e individuare parametri che definiscono appunto qual è la vera pelle ecologica ai sensi dello standard UNI 11.427 del 2022. Parliamo di una certificazione di prodotto che appunto verrà spiegato secondo contenuti applicativi per le concerie, per i clienti che vorranno apporre poi il marchio Eco Leather sui prodotti finiti realizzati con vera pelle ecologica. Passo la parola ai relatori. Grazie Maria Vittoria, grazie a tutti voi che siete rimasti o arrivati per questo secondo talk di ICEC su questo standard specifico per certificare la vera pelle ecologica. Quindi qui dobbiamo partire facendo un po' di chiarezza sui termini. Vabbè, adesso magari vado su questa slide un po' veloce perché tanti di voi c'erano già prima, quindi magari non sto a ripresentare l'ICEC, ma magari vi invito comunque a consultare tutto quello che facciamo nelle nostre brochure e anche a cercare questo logo di sostenibilità che troverete anche negli stand di Linea Pelle e che identifica le aziende eccellenti che hanno fatto un percorso toccando le tematiche ambientali, sociali ed economiche di prodotto. Questo giusto per fare una brevissima introduzione senza essere ripetitiva perché ci siamo visti poco fa sulle stesse tematiche. Allora, prima abbiamo concluso il webinar, scusate, il talk di prima, dicendo quando una certificazione di sistema, quando una certificazione di prodotto. Effettivamente questi sono i due filoni in cui si applica la certificazione. Da un punto di vista ambientale, perché qui parliamo di pelle ecologica, ci sono delle certificazioni di sistema per parlare di ambiente che io lì ho voluto citare, sono molto applicate, sono la ISO 14001, sono l'EMAS, molte concerie che espongono qui hanno queste certificazioni, ma non sono così specifiche o perlomeno non lo prevedono dai loro requisiti per andare a fare delle allocazioni di prodotto. Allora, cosa fa questo standard della pelle ecologica? Effettivamente va a calcolare una serie di indicatori per misurare le performance del prodotto che devono essere basse, più basse ovviamente, o comunque migliori di quelli che sono i requisiti legislativi. È applicabile a tutti i tipi di concia, a tutti i tipi di prodotto, ma c'è proprio questa allocazione sui prodotti realizzati. Quindi gli indicatori saranno poi riferiti all'unità di misura della pelle che si vuole mettere sotto la lente di ingrandimento ed analizzare per dare questi indicatori finali. Quindi è una certificazione ambientale ma di prodotto. Ai sensi di uno standard UNI, che noi diciamo oggi edizione 2022 perché effettivamente è stato rivisto, è stato rimodulato in ambito UNI, quindi in sede nazionale di normazione, ma la prima edizione fu del 2015. E io mi ricordo benissimo che quando abbiamo fatto questa norma, le tematiche da chiarire, da combattere, erano due, che adesso vediamo un attimino, riepiloghiamo. Il primo era l'uso del termine, pelle. Pelle vera, pelle ecologica, cioè ma quando è una pelle, quando è altro.
e il secondo è su una pelle vera, quando posso dire che è ecologica. Quindi effettivamente qui i temi sono due da affrontare. Uno è il discorso uso corretto del termine pelle, perché molto spesso ed impropriamente materiali alternativi, che poi sono sintetici, tessuti, spalmati, oggi abbiamo anche una vasta gamma di materiali derivanti da scarti vegetali, eccetera, che per l'amor di Dio hanno tutta la ragione di esistere, ma non li si possono chiamare pelle. Questo non lo dico io, ma lo dice il decreto legislativo 68 del 2020, che stabilisce, vado un attimo avanti con le slide, che stabilisce come, in che situazioni si può usare correttamente il termine pelle. Quindi il primo punto da chiarire è questo: il decreto ci dice che cuoio e pelle e pelliccia, tutti i loro derivati sinonimi, quando si utilizzano, si devono utilizzare, abbinare soltanto a delle spoglie di animale che hanno conservato la loro struttura fibrosa originaria, più o meno intatta, sono stati conciati, ovviamente per durare poi nel tempo, eccetera, eccetera. Quindi è vietato dalla legge italiana, e lo è vietato anche in altri paesi europei che hanno disposizioni simili, fare uso improprio del termine. Quindi, prima cosa, chiariamo che qui stiamo parlando di pelle ecologica, ma quella vera, la vera pelle, che poi adesso andiamo a vedere secondo quali criteri possiamo anche definire ecologica. Anche sul termine ecologica c'è molto greenwashing, perché poi spesso sui materiali sintetici si dice che sono più ecologici di una pelle, o perché non ho ucciso l'animale, o perché non ho inquinato, eccetera, eccetera. Ecco. Sicuramente la pelle, essendo un byproduct dell'industria alimentare, e lo diremo fino allo sfinimento, almeno nel 99% dei casi questo è vero, è un recupero dell'industria alimentare. Quindi anche qui dire che se ho usato un sintetico non ho abbattuto un animale è tutto da discutere, e se volete poi ne parliamo anche in separata sede. Dopodiché c'è il discorso ecologico, che adesso andiamo a chiarire su una pelle vera come si attribuisce. Questa norma UNI è molto importante, quindi noi abbiamo già tutta una serie di certificazioni rilasciate col vecchio standard, anche con un vecchio logo. Ad oggi stiamo transitando tutte le aziende già certificate con questo nuovo standard di nuova edizione, e in più vediamo tra poco che abbiamo anche studiato un nuovo marchio, perché la questione dei marchi è molto importante. Se è l'azienda conceria che si certifica, ha un marchio di pelle ecologica vera, poi come fare a trasferirlo ai clienti a valle diventa un tema importante, quindi anche quelli che sono i passaggi da effettuarsi dopo per poter mettere quel marchio della vera pelle ecologica su dei prodotti finiti, la scarpa, la borsa, un giubbotto, un materiale, non so, un'auto, un arredo, in modo da dire che è stata prodotta con bassi impatti ambientali. Questa è già la tua parte, Aldo. Passo la parola al mio collega Cavezzali, che è responsabile di questa certificazione e inizia a darvi dei dettagli sullo standard. Anche in questo caso il tempo a disposizione è poco. Riprenderemo questo argomento con un webinar il 10 di ottobre, a cui siete tutti invitati a partecipare. Casomai, se non foste già nelle nostre mailing list, mi date un contatto e vi invitiamo. Lì avremo un paio d'ore e ci sfoghiamo un po' di più nel raccontarvi meglio tutti i requisiti della norma. Sì. Grazie Sabrina. Prova. Più vicino, forse così. Mi presento velocemente, sono Aldo Cavezzali, lavoro in ICEC come responsabile delle certificazioni ambientali, di salute e sicurezza, e anche della parte chimica e della parte di responsabilità sociale. Per quanto riguarda questa norma, la seguo in quanto appunto una norma di tipo ambientale, un tipo di certificazione di prodotto, come dicevamo, ambientale, che si applica sostanzialmente alle pelli finite. Quindi l'applicabilità è a una pelle finita come esce dalla conceria. Quindi tutti gli indicatori che poi vedremo sono quelli relativi al prodotto che esce dalla conceria a tutte le sue fasi di produzione. Quindi dalla pelle grezza, da come viene acquistata
o dalla conceria o dal suo fornitore, quindi diciamo da come la pelle esce dal macello sostanzialmente fino alla produzione della pelle finita. Laddove alcune fasi non siano svolte dall'azienda che mette sul mercato il prodotto, dalla conceria, i dati di queste fasi vanno recuperati, quindi è un lavoro che potrebbe coinvolgere non solo l'azienda produttrice della pelle finita ma anche altre aziende, poi entreremo un attimo più in dettaglio. Quali tipologie di pelle? Tutte quelle che derivano da scarti della filiera alimentare, quindi il 99% delle pelli che sono disponibili sul mercato, indipendentemente dall'animale che, di origine. Importante avere appunto quali sono i requisiti? I requisiti di tipo ecologico e i requisiti di prodotto, dicevamo, è una certificazione di prodotto, quindi sono sostanzialmente due tipi di requisiti. Quelli ecologici sono quelli sugli indicatori ambientali, che poi vedremo in dettaglio, ma c'è un requisito di base che pone la norma, che è quello della conformità legislativa ambientale. Questa conformità legislativa viene verificata ad hoc nell'ambito della verifica sullo schema 11427 o già data per verificata laddove l'azienda sia già certificata ISO 14001 o EMAS. È uno degli elementi fondamentali anche della certificazione di sistema di gestione ambientale, quindi in quel caso si passa direttamente alla parte sui requisiti, sugli indicatori ambientali. Ci sono poi i requisiti di prodotto, sono quelli essenziali e fondamentali riportati nelle norme per la destinazione d'uso, sono quelli tipicamente relativi al singolo prodotto, quindi alle prove di laboratorio che vengono fatte sia per il contenuto di sostanze sia per i requisiti di prestazione del prodotto. Gli indicatori ambientali esprimono gli impatti ambientali del processo, come dicevo sono riferiti a tutte le fasi, quelle svolte dall'azienda che mette sul mercato il prodotto, quelle eventualmente svolte da fornitori e quelle anche svolte da terzisti. Spesso alcune fasi sono esternalizzate, quindi l'indicatore deve tenere conto anche di ciò che non avviene nello stabilimento dell'azienda produttrice ma in stabilimenti dei suoi fornitori di lavorazioni. È una certificazione di prodotto, cerchiamo di renderla anche abbastanza appetibile e accessibile all'azienda, dando la possibilità di non focalizzarsi su un unico prodotto ma su gamme di prodotti, noi chiamiamo famiglie di prodotti, quindi laddove i prodotti sono abbastanza simili da avere indicatori simili e poter essere raggruppati appunto questi prodotti in gruppi abbastanza omogenei, soprattutto per il consumo di prodotti chimici, per la tipologia di animali di provenienza, li raggruppiamo in famiglie, calcoliamo gli indicatori su famiglie per poter appunto avere poi una gamma di articoli certificati un po' più vasta. Comunque un'azienda volendo può anche puntare su un singolo prodotto perché è comunque una certificazione in cui tutti gli indicatori sono focalizzati sul prodotto. Quali sono questi indicatori allora? Il consumo d'acqua, il consumo energetico e percentuale di energia rinnovabile, il consumo di prodotti chimici con percentuale di pericolosi, poi suddivisi tra l'altro in diverse classi, la qualità degli scarichi, classici parametri che vengono misurati a piedi fabbrica o dal depuratore, l'abbattimento degli inquinanti, quindi l'efficienza di depurazione finale, quindi contando anche quello che fa l'eventuale depuratore consortile, la produzione di rifiuti, la percentuale inviata a recupero e alcuni indicatori sulle emissioni in atmosfera, quelli più tipici del settore. Un esempio di come sono riportati gli indicatori, come sono misurati. Per esempio l'indicatore sui consumi idrici. L'indicatore è misurato in metri cubi su tonnellata di pelle grezza. Ah, dimenticavo, gli indicatori sono rapportati tutti alle tonnellate di pelle grezza acquistate, tranne quelli tipici delle ultime fasi della rifinizione, che invece sono rapportati ai metri quadri di pelle finita, perché ovviamente dipendono dalla superficie e non dal peso in entrata. Sono tutti poi aspetti che si vanno a verificare nel corso dell'audit.
Ogni indicatore, dicevo, ha tre livelli possibili. Per esempio, in questo caso, se minore di 35 metri cubi a tonnellata, l'azienda ottiene il punteggio di 6. Se ulteriormente migliore, consuma meno di 20 metri cubi a tonnellata, ottiene il punteggio di 8, se addirittura minore di 15, il punteggio di 10. Sono tutti gli indicatori ambientali suddivisi in tre possibili punteggi, danno origine a tre possibili punteggi. Il punteggio finale, vi è poi un punteggio finale, che è la media dei diversi indicatori ambientali. Vi sono poi i requisiti di prodotto. I requisiti di prodotto sono innanzitutto il tipo di concia, che deve essere definito e che viene esplicitato nel certificato. Può essere cuoio conciato al cromo, senza metalli, a concia organica, cuoio conciato al vegetale, come definito dalla norma 17.072 parte 2. Scusa se faccio un inciso, quindi la pelle ecologica non è solo un certo tipo di concia, ma grazie a questo standard si verifica che è applicabile a tutti i tipi di concia, eh? Quindi anche una pelle conciata al cromo può essere tranquillamente fatta con ridotti impatti ambientali. Questa è una precisazione dovuta affinché non si creda che siano solo conce o quelle al vegetale o chrome free o metal free ad essere meno impattanti. Questa norma UNI, quello che sta raccontando Aldo, non sono criteri ICIC ma criteri normativi definiti in sede UNI, fanno capire che una pelle ecologica può essere realizzata con tutti i tipi di concia. Sì, ci sono poi le caratteristiche essenziali, quindi come dicevo il contenuto di sostanze misurato secondo le norme qui citate, quindi le sostanze tipicamente ristrette come formaldeide, pentaclorofenolo, tetraclorofenoli e metalli estraibili, e infine le caratteristiche prestazionali, che sono quelle legate alla durabilità anche del prodotto, alla bontà, alle caratteristiche relative all'uso del prodotto, che sono definite invece queste tipicamente per destinazione d'uso da specifiche norme UNI di settore. Passiamo direttamente a questo punto alla parte sul logo, ripasso la parola a Sabrina. Sì, ecco, quindi onde poi rinnovare l'invito a risentirci durante il webinar del 10 per tutti i dettagli tecnici della norma, passiamo alla parte di comunicazione. Abbiamo studiato, grazie a un'agenzia specializzata, Visual Made, che ringrazio anche della presenza, questo nuovo logo che abbiamo intenzione di rilasciare alle aziende ora certificate con la nuova edizione 2022 dello standard. È un logo di pelle ecoleather, quindi vera pelle prodotta con basso impatto ambientale, che dà l'idea di ambiente, dà l'idea di recupero, specifica la norma, perché anche qui vogliamo evitare il greenwashing, quindi se questo marchio va a finire comunque su dei prodotti finiti, ed è quello che desideriamo che avvenga, c'è il riferimento allo standard e quindi dove si può andare a vedere quali sono i parametri secondo cui è stata testata. Questo perché vogliamo essere proprio trasparenti. Questo può essere il logo che finisce anche sui prodotti finiti, tranquillamente, previ ovviamente accordi con chi fornisce le pelli e con noi per le licenze d'uso. Questo è il certificato invece finale che viene rilasciato alle aziende, quindi tutti quegli indicatori di cui parlava prima Cavezzali, che sono l'acqua, l'energia, i prodotti chimici, gli scarichi idrici, i rifiuti e le emissioni, sono poste nel certificato con quello che è l'indicatore finale, come dicevamo, che va dal 6 al 10, quindi vedete sempre una barretta di verde piena, che significa da 0 a 5 per forza devi essere conforme. Poi quello che hai fatto di buono dal 6 al 10 te lo classifichiamo con questa asticella mettendo anche il numerino, e quindi tu hai un certificato che ti dice esattamente come ti sei comportato. È chiaro anche da leggere, diciamo, è stato studiato, cioè, immagino, con questa finalità dell'essere comprensibile. Tra tecnici, diciamo, della comunicazione e noi che siamo i tecnici invece del contenuto, abbiamo messo a punto anche l'output finale, che così si presenterà nei certificati. Chiaramente a monte viene detto qual è l'articolo di cui stiamo parlando, cioè l'azienda che fa questi tipi di articoli, e tra l'altro specificando anche la destinazione d'uso e il tipo di concia, perché si è detto che in questa norma non solo si misurano gli impatti ambientali, ma si caratterizza anche il tipo di concia, perché le pelli noi le preleviamo e andiamo a testare
se sono conciate al cromo o chrome free o metal free o al vegetale, quindi questo è un test compreso nella certificazione, e in più c'è la idoneità all'uso a seconda della destinazione d'uso. Fosse una calzatura, c'è la 10594 come riferimento, 18226 per la pelletteria, insomma adesso non vi voglio annoiare con i numeri delle norme, però ci sono incluse nella norma i prelievi delle pelli per caratterizzare il tipo di concia e fare i test obbligatori secondo questi standard di riferimento per ogni destinazione d'uso. Quindi veramente un pacchetto, chiamiamolo molto completo, che si riferisce alle pelli che verranno specificate nel certificato, uno che le compra, cioè proprio alla radiografia di quello che si sta comprando da un punto di vista ambientale. Con questo speriamo di essere stati più chiari possibili. La comunicazione della certificazione è importante, sì, per anche un valore anche a livello commerciale, valore in più che può avere l'azienda, diciamo malamente, nel rigiocarsi la certificazione quando poi va a comunicare ai propri clienti che cosa ha in più il proprio prodotto e il marchio che avete presentato, appunto il fatto, la possibilità di poterlo poi utilizzare in un prodotto finito, sicuramente immagino insomma è studiato in questo senso, di avere quel valore in più. Quindi come funzionerà l'utilizzo del marchio? Sarà poi un accordo da trovare tra azienda e ente certificatore, sì, immagino. Esatto, poi appunto noi con questo marchio e questa comunicazione, ripeto, siamo stati più trasparenti possibili, sia dal punto di vista di comunicazione, perché poi su un prodotto finito non è che puoi mettere i numerini, puoi mettere un marchio, riferirti a una norma, ma dietro c'è un certificato che ti spiega, e questo è il primo passaggio. Poi, come dicevo, lo diamo alla conceria che si certifica, ma la conceria lo può dare ai suoi clienti, chiaramente andrà utilizzato soltanto sulle pelli certificate, e qui ci saranno dei regolamenti di utilizzo e di concessione che regolano i rapporti tra la conceria, i propri clienti che vorranno apporre il marchio e anche l'ente che sovraintenderà un po' queste operazioni per garantire che non finisca su prodotti e pelli non coperte da questo certificato. Ok. Allora, io invito, se qualcuno ha curiosità, domande da fare, siamo qui a disposizione, c'è un microfono a disposizione. Io avrei insomma una curiosità nel mare magnum, diciamo, tra le tante certificazioni che ci sono a disposizione, perché è preferibile una certificazione di prodotto di questo tipo rispetto invece appunto ad altri tipi di certificazioni ambientali? Che cosa in più? Perché è preferibile questa ad altre? Perché questa è stata studiata specificamente per il settore. Cioè gli impatti che vediamo sono quelli che vengono misurati, che sono tipici del settore conciario, quindi che vanno a dare un'idea di quello che è l'impatto del prodotto. Ecco, una cosa che magari non abbiamo sottolineato prima è comunque di fare molta attenzione sempre al confronto tra prodotti diversi di aziende diverse, perché dentro a un numero di questi c'è un notevole impegno dal punto di vista di calcolo che tiene conto anche di spessori, suddivisione di prodotti, eventuali fasi in cui la pelle viene spaccata, cioè l'output finale deriva da una notevole serie di calcoli, e quindi è forse a volte più appropriato verificare l'andamento dell'indicatore nel tempo su un prodotto piuttosto che dare giudizi a priori del tipo questo prodotto è migliore di quello di quell'altra azienda, ma tutto questo deriva dal fatto che sono indicatori studiati su quelli che sono gli impatti tipici della conceria. Chi ha una certificazione ISO 14001 e ancora di più una certificazione EMAS sviluppa gli stessi indicatori a livello di azienda, quindi è una certificazione molto molto specifica, studiata per il settore. Specifica, sì. Ok. Sì, vorrei aggiungere, sì, l'ultima considerazione, perché stiamo ricevendo un po' di input proprio sulla comunicazione delle certificazioni ambientali, soprattutto non per questo standard, perché io credo che questo standard ti dà questo output di misura, di numeri, di indicatori con cui poi dopo il cliente può vedere cosa succede nel tempo per quell'azienda.
Su altri tipi di standard purtroppo questo non avviene, soprattutto quelli di sistema. Se io applico una 14.001 cosa succede? Non perché lo decido io, ma purtroppo ti dice passa o non passa, sei conforme ma non sai come sei piazzato. In effetti c'è questa spinta del mercato che mi dice ma va bene, ma il tuo fornitore, il nostro fornitore certificato 14.000 che numeri mi dà? Quali sono i suoi indicatori? Allora noi stiamo cercando adesso di fare degli esercizi proprio in questo senso, di tirar fuori questi numeri, ok? Per le 14.001. Ecco, questo è un esercizio che con questo standard tutto sommato troviamo già già confezionato. Ah, okay. No, ma infatti è questa certificazione di prodotto comunque racconta il sistema ugualmente, perché comunque esce poi da di un'azienda tutte le attività che dall'ingresso del materiale grezzo semilavorato in azienda in poi, tutto quello che succede, tutte le attività che per poter chiamare poi la pelle o il cuoio ecologico, c'è un mondo, un universo di processo. Infatti tantissime volte quando parliamo di ecosostenibilità, soprattutto UNICE e anche ICEC ricordano di raccontare il processo per cui un processo si può dire ecosostenibile oppure un prodotto si può definire ecosostenibile, tutto quello che c'è dietro che lo rappresenta, al di là di prendere in mano un prodotto. Potremo prendere in mano un prodotto con il nuovo logo e sapremo sicuramente che dietro c'è un mondo da scoprire in questo senso. E rinnovo il mio invito, se qualcuno ha qualche curiosità, c'è comunque a disposizione in fiera lo stand di ICEC per qualsiasi magari domanda più specifica sull'azienda o sulle certificazioni, e qui trovate i contatti, cioè il riferimento anche allo stand per trovarlo, e vi ringrazio di essere intervenuti. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie.